130 ballerini che hanno di nuovo calcato le scene per riprendere i propri sogni da dove si erano interrotti con la brusca chiusura delle attività a causa del periodo pandemico. Sono le allieve e gli allievi di 7 scuole di danza di Arezzo e provincia saliti sul palco allestito negli spazi dell'Anfiteatro Romano per il gala di danza Invisibilio all'interno della Kermesse Anfiteatro Sotto le Stelle. L'evento è stato organizzato in collaborazione con la Direzione Regionale Musei della Toscana, il Museo Archeologico di Arezzo, il Comune, la Fondazione Guido d'Arezzo e con il patrocinio di Assodanza Italia. Invisibilio ha visto così susseguirsi sul palco coreografie di vari stili, dal classico al contemporaneo sino alla street dance. Invisibilio nasce sulla scia della precedente manifestazione degli Invisibili che si era svolta in Piazza della Libertà ad Arezzo lo scorso autunno e che ha visto l'unione di tante scuole di danza, settore duramente colpito dalla pandemia Covid-19.